Però qual è la situazione? Quindi arriviamo un po' a questo schema che è come dire, una mappa orientativa del diritto d'autore, no? In virtù di quel principio che vi ho detto prima, per cui il diritto d'autore scatta sostanzialmente con un automatismo, no? Io creo l'opera, se l'opera è creativa, automaticamente ho il diritto d'autore. Ecco, allora in virtù di quello, noi il copyright dobbiamo considerarlo come un sistema closed by default. Cioè, è chiuso per definizione, cioè tutto ciò che io trovo che non ho creato io, e ovviamente quindi se non l'ho creato io, l'ha creato qualcun altro, questo qualcun altro ha un diritto d'autore. Quantomeno per prudenza io devo partire da questo assunto. Poi può essere che questo signore sia morto a più di 70 anni, che questo signore abbia messo una licenza che consente il libero utilizzo, possono esserci varie situazioni, però come regola. Io devo trattare tutto ciò che non è stato creato da me come se fosse sotto copyright, perché c'è il copyright, probabilmente c'è un copyright di qualcun altro, anche se non c'è scritto grosso così copyright, no? Anche se sotto la foto non trovo l'indicazione copyright, però se non l'ho fatta io non vuol dire che se si trova su internet la posso usare liberamente. Questa è un po' una leggenda che si sente spesso, no? Vabbè, ma è lì e quindi vuol dire che se è lì vuol dire che è di tutti, non è vero. Semplicemente è stata pubblicata attraverso un mezzo di comunicazione come quello come è internet, che a volte permette di come dire, di rendere tutto molto evanescente, molto leggero, ma non necessariamente dal punto di vista giuridico. E quindi la regola è questa che vedete nel lato arancione, cioè tutto sotto copyright fino a quando non sono scaduti i termini e quindi posso essere sicuro che l'opera sia caduta, come si dice in termine tecnico, nel pubblico dominio. Cioè pubblico dominio è quell'opera che, di cui sono scadute tutti i vincoli, tutti i limiti previsti dalla legge, e quindi è di patrimonio culturale dell'umanità, può essere usata liberamente. Abbiamo visto ieri quella ordinanza sull'uso dell'immagine del Davide Michelangelo, no? Avete letto, che vabbè, lì sono riusciti a inventarsi il copyright anche su una cosa del 1502, primi anni del 1500, anni in cui il copyright non esisteva nemmeno come istituto giuridico, quindi siamo riusciti veramente a però. Quello cos'è? Non è copyright in realtà, è diritto dei beni culturali, quindi è un'altra cosa, non voglio portarvi fuori strada, però questo è, pazienza. Però vedete che è ovvio che così vi viene un po' l'ansia perché dite, caspita, ma allora se tutto è sotto copyright non posso fare nulla, allora di cosa stiamo parlando? No, per fortuna c'è il lato blu della forza. Il lato blu è tutta la parte delle eccezioni a questa regola. Cioè, per fortuna la legge prevede un po' di respiro in questo bianco o nero che vi ho prospettato finora. Ci sono effettivamente delle aree grigie e vedete che i casi di libero utilizzo, che sono comunque un'eccezione, possono essere o stabiliti dalla legge, e nella legge italiana sono tutti gli articoli, un bel pezzo della legge italiana, cioè dagli articoli 65 e seguenti, si occupano di quelle che disciplinano le cosiddette libere utilizzazioni, che adesso sono state ribattezzate appunto eccezioni al diritto d'autore. Però ci sono molti casi in cui sono gli stessi autori o in generale i titolari dei diritti a lasciare libero l'uso delle loro opere, e quello si fa con le licenze open. Ok, quindi che è poi il secondo grosso argomento del nostro seminario, no? Cioè, vi ricordate i miei due libri, cioè copyright e poi la parte sulle licenze Creative Commons. Infatti vedete che il login CC richiama proprio Creative Commons, è il login che identifica queste nuove forme di licenziamento delle opere creative. Vi faccio vedere brevemente la parte invece sulle libere utilizzazioni, quindi articolo 65 e seguenti, sarebbe noiosissimo leggerseli tutti, ve ne faccio vedere solamente uno. Vabbè, questa è una slide che vi chiarisce che cos'è pubblico dominio, però mi sembra abbastanza chiaro. No? Pubblico dominio è situazione in cui appunto nessun diritto è riservato, e quindi è utilizzo libero senza condizioni. E qua ci sono i tre casi di pubblico dominio, ma non perdiamoci troppo tempo. Le libere utilizzazioni sono queste, cioè dette più tecnicamente, più propriamente dal 2003 a oggi, eccezioni al diritto d'autore, ovvero sono casi specifici indicati dalla legge negli articoli 65 e seguenti, nel caso della legge italiana, in cui un'opera che è ancora sotto copyright, quindi non cadete nell'equivoco che sia scaduto il copyright, c'è ancora il copyright, però posso utilizzare l'opera senza dover chiedere il permesso. Quindi quello che viene meno non è il copyright, viene meno l'obbligo di chiedere il permesso preventivo, che invece è la regola generale. Quindi si tratta idealmente di aree franche in cui il diritto d'autore fa un passo indietro a favore di altri interessi più importanti a tutelare. Ok?
Esempio, articolo 71 bis, vabbè adesso non ce l'ho nella slide, non mi interessa, però dice che nel caso di portatori di handicap che per fruire di un certo tipo di opera devono aggirare in qualche modo il diritto d'autore, allora in quel caso l'ordinamento dice che è più importante tutelare l'accesso alla cultura di un portatore di handicap, quindi di un soggetto debole, piuttosto che tutelare il diritto di un soggetto privato, una casa editrice o una casa discografica, che è un diritto ovviamente di tipo commerciale e ha uno scopo diverso, no? E quindi in quel caso l'ordinamento giuridico fa un bilanciamento di diritti, dice ok, allora in questo caso scatta una libera utilizzazione, un'eccezione al diritto d'autore, perché secondo me c'è un diritto più importante rispetto al diritto d'autore. Però lo dice specificamente in questi articoli, non possiamo inventarci la libera utilizzazione. Cioè sono delle eccezioni specificamente previste dalla legge. Questo che vi ho fatto, che vi ho detto a voce, è un esempio. Quello che ho messo nella slide è l'articolo 70, che è l'esempio forse più interessante per una platea come la vostra, ovvero i casi di riassunto, citazione e riproduzione di brani. No? Dice, il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani di opere o di parte di opere e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati a tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Cioè tutte quelle volte che fate una recensione, fate una tesi di laurea, un saggio, dovete per forza citare pezzi di opere di altri. No, perché a volte è richiesto, io ho seguito le tesi in università, quando facevo il dottorato, seguivo gli studenti, è anzi consigliato che quando vuoi esporre una teoria tu sostenga la tua teoria facendo vedere che degli autori importanti prima di te hanno detto quella cosa. Oppure se sei ad un livello di magari tesi dottorato in cui vuoi mettere in crisi una teoria consolidata e dire che adesso è superata, anche qui devi citare i passi degli autori che hanno detto una cosa e spiegare perché secondo te è sbagliata o è superata. E infatti dice la legge che se questa attività di riutilizzo e ripubblicazione di brani di opere è fatta per uso di critica o discussione, allora è libera, non devo chiedere il permesso. Io nella mia tesi di dottorato, che era 180 pagine di roba, ho citato pezzi di articoli di saggi e di report, non ho telefonato a tutti gli autori o mandato email per chiedere il permesso per mettere quattro righe, ok? Perché c'è la legge che lo prevede. Se effettuata a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Vabbè, questo ci dice poco. Ho saltato una slide non a caso, dopo vi spiego perché. Il comma 2 della legge dice che, vabbè, nelle antologie d'uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, non ci interessa perché dovremmo andare a vedere, interessa solamente coloro che fanno antologie d'uso scolastico, che però sono opere che, se ci pensate, sono opere fatte mettendo insieme pezzi di altre opere. No? Un'antologia è un collage e anche lì, se l'antologia comincia a prendere un pezzo troppo grosso, troppo sostanziale della mia opera, la gente la mia opera non la compra più, perché tanto c'è già tutto nell'antologia. E quindi c'è un regolamento esecutivo della legge sul diritto d'autore che ci dice di preciso fino a che punto possiamo arrivare. Il comma 3 ci dice una cosa che, appunto, tornando al nostro esempio di prima del dottorando, dello studente che fa la tesi, è una prassi che si insegna comunque in università, però lo dice anche la legge, cioè quando citi, quando prendi pezzi di altre opere devi citare correttamente l'autore. Il riassunto, la citazione e la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore, se si tratta di traduzione del traduttore, qualora tali indicazioni figurano sull'opera riprodotta. Ok, quindi quello che normalmente viene insegnato anche come galateo accademico in realtà è un obbligo giuridico, cioè la legge italiana lo chiede espressamente. Perché ho saltato una slide? Perché in realtà la norma, l'articolo 70 è stato scritto nel 2003 in questa formulazione, però gli è stato subito aggiunto un comma 1 bis, no? Quando ci sono i bis vuol dire che sono dei pezzi aggiunti successivamente, e dice: è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Sotto vedete che ho messo in nota: norma introdotta nel 2007 dopo il caso Homo Laicus. Homo Laicus, non posso raccontarvela troppo la storia perché è lunga, però andate a cercare, c'è ancora il sito, era il sito di un professore di scuola media
che pubblicava su questo sito materiali utilizzati durante le sue lezioni, quindi faceva anche un'attività, come dire, meritoria, perché era divulgazione culturale, no? Poi parlava di letteratura, di storia dell'arte. Piccolo problema è che lui in questo sito aveva la pubblicità, e non perché la scegliesse lui, ma perché in realtà era uno di quei siti, non so se era di Tiscali o Libero, quelli che avevi all'epoca, pensate cos'era internet nel 2002-2003, quindi quegli anni lì. Per avere uno spazio sul web usavi questi spazi offerti gratuitamente dai provider, i quali poi mettevano loro la loro pubblicità, cioè ti davano spazio gratuito ma ti mettevano il bannerino in alto, che non era nulla di scandaloso. Piccolo problema che però quella lì era un'attività genericamente percepita come lucrativa, perché comunque c'era, anche se non era direttamente il professore, c'era qualcuno che ci lucrava. Il professore cosa ha fatto? Non ha messo solo opere di pubblico dominio. Ad esempio, tra le opere di storia dell'arte, la parte di storia dell'arte del sito, c'erano ad esempio dei quadri di autori di pittura moderna e contemporanea, che sono considerati dei classici, però sono ancora tutelati. Pensate a Picasso, no? Picasso è morto nel 71, 70, prima metà degli anni 70, è ancora tutelato. 70 anni dalla morte, non sono ancora passati, e ci vuole un bel po' ancora. E quindi, benché Picasso sia considerato un classico, in realtà non è un classico per il diritto d'autore, cioè non è sufficientemente classico per essere caduto in pubblico dominio. Ma pensate anche a tutta, appunto, l'arte contemporanea, i nostri De Chirico, Modigliani, tutta gente che è ancora tutelata, ma anche la letteratura, Montale, Ungaretti, sono ancora tutelati per un bel po' di anni. Quindi lui, questo professore, faceva un'attività, probabilmente anche magari ingenuamente, di divulgazione culturale scientifica, però andando a toccare una corda delicata del diritto d'autore, perché queste opere erano ancora tutelate. E lì si è trovato a dover pagare una multa che era attorno ai 4.000 euro, comminatagli dalla SIAE per questo tipo di utilizzo. Visto che in effetti aveva creato un po' di scalpore questa cosa della multa, insomma, anche un po' di dibattito sul fatto che i professori poverini sono già pagati poco, fanno una dura vita, e per di più gli facciamo pagare le multe da 4.000 euro se fanno un'attività che è di divulgazione culturale, insomma era un po' brutto. Allora, ok, il legislatore ha pensato di inventarsi questa via d'uscita, questo spiraglio per cui chiunque fa attività di questo tipo a scopo, vedete che dice, a uso didattico e scientifico e senza scopo di lucro, ovviamente, allora quella cosa lì è libera. Ok, quindi questo è il classico approccio da libera utilizzazione, da eccezione al diritto d'autore, no? In teoria questa cosa non potresti farla, però ti crea uno spiraglio per cui se la fai con questi requisiti, allora lo puoi fare liberamente. Si riferisce, occhio che si riferisce a immagini e musiche, non a testi, immagini e musiche, e dice a bassa risoluzione o degradate. Che poi cosa voglia dire? C'è stata un po' di ironia, perché non si capisce bene degradate cosa voglia dire, perché anche un JPEG per definizione è un formato degradato rispetto a un TIFF. Però se il JPEG è grosso 6 metri per 8 è una risoluzione sufficiente, quindi boh. Prego, scusami, c'è una domanda. Sì, ad esempio un blog che parla magari di arte, cultura, che fa un articolo usando delle tue immagini. Il blog in quella pagina ha anche degli spazi pubblicitari che vendono. No, lì c'è scopo di lucro. Però alla fine è una cosa che funziona così adesso. Cioè va bene, è un tacito accordo che va bene sia chi viene, diciamo. Un tacito accordo è un altro discorso. Infatti lì il problema è che c'è stata una segnalazione. Cioè, è ovvio che anche su YouTube ci sono un sacco di video che non dovrebbero esserci. E se non dovendoci essere, in teoria, se ci sono è perché qualcuno li ha lasciati lì, perché YouTube ogni tanto, cioè non solo ogni tanto, YouTube è un sistema automatico per cui se carichi qualcosa coperto da diritti, percepisce, ti arriva subito il segnale con scritto attenzione che il brano musicale che stai caricando ce l'ho nel database della musica tutelata e quindi non potresti caricarlo. A volte te lo lasciano fare. Perché? Perché il titolare dei diritti ha deciso di non inserire il suo brano in quel database. Quindi se c'è un accordo tacito, ovviamente io fin lì non posso arrivare, però bisogna stare attenti, perché a volte ti sembra che sia tacito, in realtà semplicemente l'autore non si è accorto. Poi si accorge e ti arriva il claim con la richiesta di rimozione, oppure te lo tolgono direttamente. Però non puoi chiedere un risarcimento.
Sì, invece potresti, se riesci, il problema è riuscire a dimostrare il danno. Se tu riesci a dimostrare di aver subito un danno, potresti anche chiedere un risarcimento. Quello non glielo puoi togliere all'autore, effettivamente. Poi è difficile riuscire a dimostrare che per una pubblicazione, a meno che uno sia un autore molto importante, allora sì, se no, nella maggior parte dei casi, in rete quello che si chiede è la rimozione il più presto possibile. Però ecco, non abusiamo troppo del fatto che, ah vabbè, ma tanto lo fanno tutti. Sì, lo fanno tutti, ma anche poi ci sono quelli che si sono presi 4.000 euro di multa. Diciamo che di base non possono farlo. Di base non possono farlo. Però attenzione, se le immagini sono a bassa risoluzione degradate e il sito ha uso didattico e scientifico e non c'è scopo di lucro, può farlo. Quindi se una tua foto, non so se tu sei un fotografo, un disegnatore, una tua immagine a bassa risoluzione compare sul sito di una scuola media che ha fatto un progetto per di divulgazione su, non so, l'alcolismo nelle scuole, non gli puoi fare niente, a parte un discorso di immagine che ti faresti un autogol, no? come creativo a fare un'azione legale contro una situazione del genere, però non gli puoi neanche chiedere di toglierla perché in realtà è coperta esattamente da questa norma qui, ok? Devi rispettare questi 3 o 4 requisiti che vi ho illustrato. Poi in realtà la norma, vedete, l'ultimo pezzo diceva che fa riferimento ad un decreto attuativo che però non è mai arrivato. Quindi in realtà per saperne di più dobbiamo aspettare che il legislatore faccia questo pezzo successivo di norma che non è mai arrivato, sono passati 10 anni, quasi 11 ormai, e dici ma come mai? Quindi non si capisce se sia voluta questa reticenza, che non abbiano lasciato perdere, non vogliono farlo. Ad ogni modo, finché non arriva il decreto, noi abbiamo la norma e così dobbiamo cercare di interpretarla, diciamo, usando i principi generali dell'ordinamento. Quindi io da avvocato mi aggrapperei a questa norma il più possibile, estendendone il suo campo semantico, la sua applicazione semantica il più possibile, usando le parole come facciamo noi. Quindi vediamo cosa succede se arriva questo decreto, però per adesso ce l'abbiamo e, come dire, cerchiamo di gioire di questo comma, perché questo comma effettivamente, che sia scritto male o bene, che ci piaccia o non ci piaccia, ci dà un po' di respiro, cioè un minimo agli utilizzatori di spazio d'azione lo concede.